Missione numero 1, il camion dei rifornimenti. 20 punti. In questa missione bisogna portare il camion all'interno della zona gialla. È considerato all'interno della zona gialla quando una qualsiasi proiezione del camion ha superato la linea. Missione numero 2, segnale di evacuazione. 30 punti. In questa missione il robot dovrà sollevare il segnale. Qualsiasi struttura che sostenga il segnale non è ammessa. Missione numero 3, aereocargo. In questa missione il robot dovrà far atterrare l'aereo sulla pista. Se l'aereo arriva nella zona gialla, i punti guadagnati sono 20, altrimenti nella zona azzurra 30. Missione numero 4, ramo d'albero. 30 punti. In questa missione il robot dovrà far cadere il ramo dell'albero al di sotto del traliccio dei fili elettrici. Tutto questo senza né sradicare l'albero né far cadere il traliccio. Missione numero 5, tsunami, 20 punti. In questa missione il robot dovrà far cadere al suolo le tre onde. Missione numero 6, ambulanza, 25 punti. In questa missione il robot dovrà portare l'ambulanza all'interno della zona gialla, facendo attenzione che tutte e quattro le ruote tocchino il tappeto. Missione numero 7, pista, 30 punti. Se al termine della gara la pista d'atterraggio sarà sgombra da qualsiasi oggetto al di fuori delle onde dello tsunami e dell'aereo, la missione potrà considerarsi superata. Missione numero 8, riposizionamento delle costruzioni. 20 punti. In questa missione il robot dovrà spostare e sgombrare l'area verde chiaro dall'edificio grigio. Missione numero 9, test di isolamento della base. 30 punti. In questa missione il robot dovrà cercare di far cadere l'edificio che non è antisismico, cioè quello con la base fissa. Quello con la base mobile invece dovrà rimanere in piedi. Non vale utilizzare strutture di supporto. Missione numero 10, regolamento edilizio. In questa missione il robot dovrà costruire un edificio nella zona rosa. L'edificio non può essere sostenuto da una struttura esterna. Può essere costruito con qualsiasi elemento costruttivo e possono essere usati anche i frame della missione precedente. Si guadagnano 5 punti per ogni piano costruito. Nel caso ci fosse più di un edificio, si calcola l'edificio più alto. Missione numero 11, ostacoli. Questa è una missione che prevede un'eccezione alla regola, in quanto il robot potrà essere recuperato in qualsiasi momento senza subire penalità. In questa missione il robot dovrà arrivare in una delle quattro zone sul lato destro del tavolo. Nel caso in cui arrivi all'interno della zona blu scuro, superando gli ostacoli e non entrando dalla zona centrale, il robot guadagnerà 10 punti. Nel caso riesca a raggiungere la zona verde scuro, 16, nel caso in cui riesca a raggiungere la zona viola, 23, ed infine, in caso in cui arrivi alla zona rossa, 31. La missione può essere ripetuta a piacimento. Missione numero 12, sollevamento casa, 25 punti. In questa missione il robot dovrà sollevare la casa tramite l'apposita leva. Missione numero 13, avanzamento. Questa è la missione cooperativa, in quanto entrambe le squadre, al termine della gara, guadagnano lo stesso punteggio. Il punteggio si calcola moltiplicando per 2 il numero di colori raggiunti dalla lancetta. Missione numero 14, famiglia. In questa missione il robot dovrà radunare in una qualsiasi zona colorata 2 o più persone. Nel caso in cui siano radunate due persone, il punteggio totalizzato sarà 33 punti. Se le persone invece saranno 3, il punteggio sarà di 66 punti. Missione numero 15, acqua. In questa missione il robot dovrà formare delle coppie uomo-acqua in una delle qualsiasi zone colorate. Per ogni coppia uomo-acqua esistente,
il robot guadagna 15 punti. Missione numero 16. Sicurezza. In questa missione si guadagnano 12 punti per ogni persona lasciata nella zona gialla e 18 punti per ogni persona nella zona rossa. Missione numero 17. Animali domestici. Si guadagnano 15 punti per ogni coppia uomo-animale formata in una qualsiasi zona. Missione numero 18. Rifornimenti ed attrezzature. In questa missione si guadagnano 4 punti per ogni oggetto portato nella zona rossa e 3 punti per ogni oggetto portato nella zona gialla. Missione numero 19. Zona di sicurezza. Se al termine della gara il robot sarà nella zona rossa, la squadra guadagnerà 25 punti.